Buongiorno, buon pomeriggio, bentornati. Come avevo già anticipato ieri, oggi continueremo gli aspetti geometrici che riguardano i processi di elaborazione dati raccolti in affidamento. In particolare oggi dedicheremo questa delle nozioni di base che riguardano l'utilizzo di uno strumento che il geologo strutturale e il geologo in generale utilizza per poter effettuare operazioni di statistica sui dati intercidurali, che si chiama proiezione stereografica. Il metodo della proiezione stereografica è un che nasce secoli fa, perché è un metodo geometrico che ha come obiettivo quello di riuscire a rappresentare oggetti, linee e punti che si trovano distribuiti su una superficie sferica, evidentemente la superficie terrestre, su una superficie piana, più o meno, diciamo, quasi sempre la superficie orizzontale. Questo processo geometrico, questa trasformazione geometrica di queste figure distribuite su una superficie sferica, proiettate su una superficie piana, genera evidentemente delle distorsioni, quindi delle variazioni nella forma, oppure nelle variazioni nella geometria angolare. In questa immagine che si vede qui non è altro che semplice sviluppo della distribuzione delle masse continentali, no? Utilizzando come punto di proiezione il centro di proiezione, il polo nord. Come vedete, questa immagine ci mostra chiaramente come il processo di proiezione stereografica deforma le dimensioni delle aree proiettate. Ogni cerchietto qui rappresentato, ogni cerchio, spostandoci dalla parte centrale verso l'esterno, rappresenta una porzione di area, di superficie uguale. Quindi il fatto che verso l'esterno ci sia un cerchio di dimensioni maggiore è legato non al fatto che la superficie effettiva di quel cerchietto è maggiore, bensì è una distorsione legata alla proiezione stereografica. Questo è un problema con il quale si sono interfacciati gli studiosi, i geografi, quando dovevano disegnare su una pianta, una carta, una mappa, l'andamento delle linee di costa, quindi la geografia di una determinata. Oggi in geologia lo strumento proiezione stereografica si utilizza per poter rappresentare più facilmente misure che riguardano la giacitura delle superfici geologiche. Quello che abbiamo visto ieri e l'altro ieri, i diversi metodi che il geologo ha per poter definire e ricostruire la geometria di una superficie geologica attraverso il DIB, attraverso la sua direzione, la sua inversione, la sua inclinazione, qui lo vediamo ripetuto. Lo ripetiamo sempre perché è giusto ripassare i concetti. In questo schema, no, abbiamo una successione stratificata. La parte diciamo, esterna rappresenta la superficie di strato. Abbiamo definito direzione o rumbo come la linea prodotta dall'intersezione di un piano orizzontale con la superficie di strato. E
definiamo in geologia la direzione come quel valore angolare azimutale, che è quella retta, cioè questa linea qui, forma con il nord magnetico. Definiamo retta di immersione o direzione dell'insediamento come quella linea prodotta dall'intersezione di un piano verticale con la superficie di strato lungo la linea di massima tendenza. E in geologia l'immersione è comunque un valore angolare dato espresso sempre in termini di angolo azimutale misurato sul piano orizzontale tra questa linea e il nord. Chiamiamo invece, abbiamo chiamato inclinazione della superficie geologica, l'angolo che è misurato lungo il piano verticale parallelo, esattamente passando lungo la linea di massima pendenza, compreso tra la superficie di strato e quindi la linea di immersione e il piano orizzontale. La proiezione stereografica ci permette di poter osservare graficamente in un modo più chiaro la giacitura di questa superficie. Si utilizza come per definizione una sfera, in quanto, come abbiamo detto, la proiezione stereografica rappresenta appunto la rappresentazione 2D di oggetti che sono distribuiti nello spazio, quindi nel volume sferico. Per effettuare le operazioni di proiezione stereografica, il risultato che si ottiene non è altro che una linea o un punto dato dall'intersezione di un elemento geologico, superficie di strato, superficie piana o una linea, con la semisfera, una semisfera inferiore di un oggetto. Nell'immagine B si vede chiaramente come un piano identificato da questa funzione qui, questo rettangolo che si identifica in questo settore, ha una forma, una linea di intersezione qui tratteggiata, qui continua, prodotta dall'intersezione di questo piano con la semisfera, dopodiché si utilizza il punto zenith come polo di proiezione. Ogni punto presente lungo l'intersezione, lungo la sfera, viene proiettato sul piano equatoriale, okay, in una linea che è data da questo semicerchio, codo, che rappresenta, costituisce la traccia che noi chiamiamo proiezione stereografica della superficie geologica, in questo caso della superficie. La caratteristica delle proiezioni stereografiche è quella che, dovendo trasformare, proiettare oggetti tridimensionali su superfici bidimensionali, quello che sostanzialmente, cioè quello che si fa, è di eliminare il processo geometrico di proiezione stereografica, compie ci permette di eliminare per l'appunto una dimensione, quindi oggetti tridimensionali nello spazio, nella realtà, come le superfici di strato, dopo il processo di proiezione diventano oggetti bidimensionali, delle linee, oggetti bidimensionali nella realtà, quindi delle linee. Nella proiezione stereografica si trasformano in elementi monodimensionali perché perdono una dimensione, cioè si trasformano in punti. Questo vuol dire che quando noi osserviamo la proiezione stereografica di oggetti, quando vediamo delle linee, siamo sicuri che quelle linee costituiscono la proiezione stereografica di un piano, mentre quando osserviamo dei punti, quei punti rappresentano la proiezione stereografica di una linea. Lo strumento che si utilizza
per visualizzare la proiezione stereografica si chiama stereomet. È un cerchio che rappresenta di fatto la sezione equatoriale di una sfera ed è un cerchio che è fatto da alcune linee. La circonferenza prende il nome di cerchio primitivo. Poi ci sono delle linee che uniscono questo punto che è identificato come il polo nord e questo punto identificato come il polo sud. Queste linee semicerchi che uniscono il polo nord con il polo sud si chiamano grandi cerchi, mentre le linee che uniscono, diciamo, che attraversano la semisfera lungo queste traiettorie si chiamano piccoli cerchi. Cosa sono queste linee? Sono il prodotto dell'intersezione di un insieme di piani con la superficie semisferica. I grandi cerchi rappresentano l'intersezione di piani che hanno una direzione, un lungo nord-sud, e che hanno una direzione costante, ma cambiano il loro valore di inclinazione. Quindi è un piano che ruota attorno ad un asse contenuto nel piano che coincide con la retta nord-sud. Okay? Il prodotto dell'intersezione di questi piani con la superficie della semisfera produce i grandi cerchi. Tra un grande cerchio e un altro c'è una differenza di inclinazione di 2 gradi. Quindi l'insieme dei grandi cerchi rappresenta la produzione stereografica dell'insieme dei piani che hanno direzione nord-sud e inclinazione variabile da 0 a 90 gradi. Il piano che ha una inclinazione nell'insieme di questi piani, quello che ha una inclinazione di 90 gradi, cioè un piano verticale, sarà tra l'insieme dei grandi cerchi, quel grande cerchio esattamente rettilineo che unisce il nord con il sud e che passa dal centro. Quindi sarà un piano una linea perfettamente rettilinea. Mentre nell'insieme dei grandi cerchi, quello che costituisce la proiezione stereografica di un piano orizzontale, okay, quindi con inclinazione 0, sarà quello coincidente con il cerchio primitivo. Quindi più la linea che definisce la proiezione stereografica del piano è prossima ad una linea retta, più l'inclinazione del piano è elevata, si avvicina a 90 gradi. Più invece questa linea prodotta dall'intersezione del piano è prossima al cerchio primitivo, più il piano ha un'inclinazione minore. I piccoli cerchi invece costituiscono l'insieme delle intersezioni tra piani che sono tutti verticali, cioè hanno un'inclinazione di 90 gradi, ma hanno una direzione est-ovest e traslano, okay, lungo la retta nord-sud con intervalli di circa 2 gradi anche qui. Quindi questa linea che si vede qui, piccolo cerchio, scusate, questa linea piccolo cerchio rappresenta la proiezione stereografica di un piano con inclinazione a 90 gradi con direzione est-ovest e che si trova ad una certa, diciamo, distanza dal nostro centro. Perché queste due differenze? Perché lungo i grandi cerchi o lungo il cerchio primitivo, generalmente si misurano valori angolari
da 0 a 360 gradi, che coincidono con i valori angolari azimutali, cioè quelle associate al parametro direzione o al parametro immersione delle superfici geologiche. Mentre lungo i piccoli cerchi si misurano sempre valori angolari, però sono valori angolari zenitali e che di solito sono associate, per quanto riguarda gli elementi geologici, alle inclinazioni della stratificazione. In quest'altra immagine potete vedere bene qual è, diciamo, l'insieme dei grandi cerchi, l'insieme delle proiezioni stereografiche dei grandi cerchi e l'insieme dei piccoli cerchi. Insieme costituiscono per l'appunto il reticolo stereografico. Ma cos'è una proiezione stereografica? Quello che si vede in questa immagine è sostanzialmente il percorso geometrico, la costruzione geometrica che permette di poter proiettare un qualsiasi elemento, punto P, distribuito sulla mia sfera, in questo caso è una sezione di una sfera, okay, su un piano orizzontale che è rappresentato da questa superficie o appunto la superficie equatoriale. Esistono diversi tipi di proiezione stereografica. Qua ce ne sono almeno quattro. In geologia si utilizzano, o meglio, in generale si possono utilizzare delle proiezioni cosiddette equiangolari, cioè delle proiezioni che hanno come principio il mantenimento del valore angolare dell'oggetto originario prima e dopo la proiezione. Questo però produce un effetto distorsivo elevato, che è un po' quello che possiamo osservare sulle carte geografiche. Se noi guardiamo il planisfero, okay, quindi una carta geografica del mondo, osserveremo appunto delle distorsioni di tipo areale, di tipo proprio perché il principio che regola la costruzione delle carte geografiche è un principio che utilizza una proiezione di tipo equiangolare, perché gli angoli devono mantenersi costanti, perché servono per la navigazione. Viceversa, per quanto riguarda invece l'utilizzo delle proiezioni stereografiche in ambiente geologico, si preferisce utilizzare la proiezione di tipo equiareale, cioè quella proiezione che mantiene costante le dimensioni, le superfici, ma non gli angoli. Quindi gli oggetti che vengono proiettati subiranno una ridotta distorsione in termini di dimensioni, ma non conserveranno i valori angolari. Il reticolo prodotto da una proiezione di tipo equiangolare si chiama reticolo di Wolff, mentre quello prodotto da una proiezione equiareale si chiama reticolo di Smith-Lambert. Questo che vedete qui è un esempio che potete poi utilizzare, potete stampare e utilizzarlo come strumento di lavoro per poter effettuare le proiezioni stereografiche. Questo è per l'appunto un reticolo stereografico di Smith-Lambert. Adesso vi spiegherò più o meno quali sono i concetti che stanno alla base per poter realizzare, seguire una proiezione stereografica. E la lezione successiva vi farò vedere come materialmente si possa fare una proiezione. Scusate l'interruzione. Allora, continuiamo. Come vi avevo già accennato all'inizio, la proiezione stereografica si risolve in geologia attraverso sostanzialmente la proiezione di linee
che nella loro produzione producono dei punti e delle superfici che il prodotto della loro proiezione sul lato destro producono delle linee. La linea prodotta dalla proiezione stereografica di una superficie geologica prende il nome di ciclografica. È importante. Perché si utilizzano linee e piani? Si utilizzano linee e piani perché sono i due elementi principali per la rappresentazione generica della maggior parte degli elementi geologici che possono essere osservati in affioramento. A sinistra, nella colonna di sinistra, si osservano esattamente gli esempi di come una linea freccia nera distribuita nello spazio tridimensionale viene proiettata sulla sfera esterna, in sfera inferiore, nel punto P, questo è il suo punto di intersezione, e attraverso la proiezione stereografica viene riposizionata sul piano equatoriale. Il punto P rappresenta per l'appunto la proiezione stereografica della linea freccia nera. Viceversa, il piano, qui definito da questa superficie grigia, distribuito nelle tre dimensioni, è identificato da quel dip che abbiamo visto nelle scorse lezioni, la sua intersezione con la sfera, la semisfera inferiore, produce questa linea, la cui proiezione sul piano equatoriale produce questa linea marcata nera, che viene definita per l'appunto ciclografica o proiezione stereografica del mio piano. Questi sono l'insieme degli esempi di elementi geologici che possono essere rappresentati con delle linee e che vedremo durante il corso, vi spiegherò il significato di queste terminologie. Per esempio, per introdurre inizialmente la terminologia, elementi lineari, elementi geologici lineari possono essere rappresentati dagli assi delle pieghe, dalle lineazioni generiche di intersezione tra piani, strie o indicatori cinematici presenti sui piani di faglia, oppure indicatori lineari di paleocorrente. Viceversa, i piani in geologia che possono essere utilizzati per identificare elementi geologici sono per l'appunto le superfici di strato, i piani di faglia, le superfici coincidenti con i fianchi delle pieghe, fratture in generale, altre strutture planari che prendono il nome di clivaggio o di joint, e anche questo vedremo nel dettaglio di cosa si tratta, ma anche semplicemente la superficie esterna della parte superiore di una colata o la parte esterna, la superficie esterna di una intrusione. Quindi qualunque elemento che può essere definito da una superficie può essere rappresentato attraverso la proiezione stereografica. Per poter eseguire le proiezioni stereografiche si possono utilizzare due metodi. Quello manuale, che proverò a farvi vedere, non oggi, è quello invece più veloce attraverso l'utilizzo di alcuni software. Anche questo vi farò vedere quali sono i software che possono, che vi permettono di eseguire delle proiezioni stereografiche. Per quanto riguarda l'operazione manuale, questa si può fare avendo a disposizione alcuni elementi che vi chiedo di magari provare a recuperare. Se sono un cartoncino rigido di qualunque colore, delle puntine del disegno, un foglio di carta trasparente, un foglio di carta acetato, di carta lucida trasparente, e poi chiaramente
la fotocopia del reticolo di Smith. Questi tre elementi cartacei, foglio di cartoncini, reticolo di Smith e foglio di carta lucida, dovranno essere sovrapposti l'uno all'altro. Alla base il cartoncino, in mezzo la fotocopia del reticolo di Smith e sopra il foglio di carta lucida. Il reticolo di Smith dovrà essere attaccato, fisso sul foglio di cartoncino, mentre il foglio di carta lucida dovrà essere appoggiato, libero di ruotare sul reticolo di Smith, utilizzando il perno della puntina del disegno, infissa dal basso verso l'alto, in modo tale che il foglio di carta lucida possa essere libero di ruotare attorno al reticolo di Smith. Vi farò vedere materialmente poi come si fa ad eseguire l'operazione. Oggi proveremo a spiegare. In queste due immagini sono sintetizzate il prodotto della proiezione stereografica di un piano, questa linea, questa superficie grigia, che interseca la semisfera inferiore. Questa rappresenta la traiettoria, cioè la ciclografica del nostro piano. A questo punto dobbiamo fare alcune considerazioni. Avendo un reticolo di Smith, quindi un reticolo stereografico, qui c'è sempre il nodo, questo è il centro, qui c'è il sud, est ed ovest. I valori angolari si misurano in senso orario lungo il grande cerchio, il cerchio primitivo, 0, 90, 180, 270, 360. I valori angolari di direzione o immersione delle superfici o degli elementi geologici si misurano lungo il cerchio primitivo, mentre i valori angolari legati alla inclinazione delle superfici degli elementi geologici si misurano lungo delle linee che rappresentano il raggio del mio cerchio. Per definizione si preferisce utilizzare la retta est-ovest come la zona preferenziale dove misurare valori angolari. Ma in ognuna di queste lungo, ognuna di queste linee è possibile misurare i valori angolari di tipo zenitale, cioè quelli associati all'inclinazione della superficie. Qualunque punto posizionato qui, vicino al centro, sarà associato ad elementi con inclinazione a 90 gradi, cioè verticale. Qualunque punto posizionato lungo il cerchio primitivo avrà inclinazione 0. Tutti gli altri elementi saranno posizionati lungo una zona intermedia. 0, 90, valori intermedi. Bene. Esempio riportato in questo schema. Abbiamo una superficie di strato che ha una direzione nord-sud. Direzione nord-sud vuol dire che la linea
l'intersezione tra la superficie di strato e il piano orizzontale è una linea nord-sud. Direzione della mia superficie. Dopodiché ho anche una informazione che riguarda l'inclinazione della mia superficie, cioè ha un'inclinazione di 50 gradi. Quindi la mia giacitura mi indica che la mia superficie immerge verso ovest di 50 gradi. Questo è ovest, 50 gradi, se qui è 0, qui è 90, sarà lungo questa linea, al centro sarà 45, qui sarà 50 gradi. Fatta questa operazione, la ciclografica che materializza il piano con giacitura, direzione nord-sud, immersione verso ovest, inclinazione di 50 gradi, sarà quella linea parallela al cerchio, al grande cerchio che io posso osservare in trasparenza nel reticolo di Smith, qui uno di questi, e posso quindi tracciare questa linea e chiamarla proiezione stereografica della mia superficie geologica. Ovviamente potrò eliminare la retta di direzione e lasciare esclusivamente questa linea. Viceversa, se anziché avere un piano io ho una linea, okay, questa linea sarà sempre definita da una sua direzione e da una sua inclinazione. La direzione è 270 gradi, quindi io conto 270 gradi e arrivo qui, valore angolare azimutale, direzione 270, inclinazione, valore zenitale, misurato lungo la retta est-ovest, 30 gradi, sarà più o meno, se questo era 50, questo sarà 30 gradi. Quindi questo punto lo definisco punto A, cioè, o meglio, quello che si vede esattamente qui. Proiezione stereografica di una linea che ha una giacitura 270 30 gradi. Andiamo avanti. Scusate, questo possiamo saltare. In questo caso l'esercizio ci chiede di effettuare la proiezione stereografica di un piano, di una linea, vedete scritto in alto a destra, orientata, cioè con una giacitura I. Scusate, oggi fa i capricci. I. Due punti. 0,35. 40. Ok? 0,35 è il valore di immersione della linea o direzione della linea, allora io la posso cercare, qui è 90, qui sarà 45, questo sarà 35. Quindi questo punto rappresenta la direzione della mia linea. Unendo il centro con questo punto, traccio la traiettoria della direzione
della linea con giacitura 35. 40 gradi sarà una posizione, al centro saranno 45, 40 gradi sarà esattamente qui. Quindi questo era il punto, l'ho chiamato punto A, punto A. Cancello tutto il resto e rimane questo punto come punto di proiezione stereografica della linea così fatta. Se invece io volessi disegnare un piano che ha una giacitura, lo chiamiamo piano B, uguale I 160 50. Come vedete, questa espressione, qui è una espressione che ci definisce la giacitura del piano attraverso il metodo dell'immersione I. Quindi il primo valore angolare sarà il valore dell'immersione dello strato, 160 gradi. 160 è più o meno qui, 160 gradi. Quindi, se questo è il centro, ok, lungo questa traiettoria io avrò la indicazione della retta di inversione o direzione del gonfiamento. Quindi ci metterò una freccia. Questa è la mia retta di inversione. So che per definizione la direzione, la rumba associata a questa inversione sarà una linea esattamente a 90 gradi. E quindi ho tracciato il dip di questa superficie sul mio reticolo. A questo punto posso prolungare la mia direzione trovando questi due punti. Ok? Utilizzo il valore di inclinazione lungo questa traiettoria, sarà circa poco meno di metà, a metà è 45, quindi sarà esattamente più o meno qui, unisco questo punto con questo, con un semicerchio, e questa mi rappresenta la proiezione stereografica, cancello tutto, del piano definito da questa giacitura. Vi ho detto all'inizio che le superfici geologiche si possono, per così dire, durante il processo di proiezione stereografica, la loro, diciamo, il percorso porta all'eliminazione di una dimensione. Bene, a volte può succedere che dovendo riportare sul reticolo stereografico un numero elevato di dati, di un numero elevato di piani, per esempio, il nostro strumento diventerebbe eccessivamente ricco di linee. Allora è possibile ulteriormente scalare in una dimensione, in un'altra dimensione, e trasformare quindi piani non più in linee ciclografiche, ma in punti. In questo caso, il punto che si ottiene come risultato della proiezione di un piano viene definito polo al piano. Che cos'è il polo al piano? Non è altro che, per definizione, la proiezione stereografica di una linea ortogonale al piano stesso. Una linea ortogonale al piano, qui, nell'immagine in alto a sinistra, si vede chiaramente in grigio rappresentato
piano, okay? La linea ortogonale al piano è questa, esattamente questa, che interseca la semisfera nel punto PS, che produrrà attraverso la proiezione stereografica la sua proiezione in P. Quindi P rappresenta il polo al piano S. Cosa ha come caratteristica questo punto P? La caratteristica geometrica preferenziale è che, essendo il polo la proiezione di una linea che è ortogonale a un piano, esattamente questa, okay, vedete con le dita, godrà di una caratteristica, cioè che questa linea si discosterà, a questo punto, il punto P, si discosterà di 90 gradi rispetto al punto che materializza l'inclinazione della mia superficie. Perché questo è importante? Perché se io volessi proiettare a questo punto il polo di questa ciclografica, io so che questa ciclografica ha questa tessitura, questo è il centro, abbiamo detto. Quindi questo segmento qui è un segmento che misura qui 0, qui 50, qui 90. Ok? Scrivo più grande come inclinazione. Il polo a questa ciclografica sarà la proiezione di una linea che avrà una differenza di 90 gradi rispetto a questo punto. Quindi io mi dovrò spostare partendo da questo punto di 90 gradi lungo quest'altra direzione fino a raggiungere il centro, sono 40, quindi da 50 a 90 sono 40 gradi, poi dovrò continuare per altri 60 gradi, per altri 50 gradi, per arrivare esattamente in questo punto, che sarà questo punto, così fatto, sarà esattamente la proiezione definita come polo P del piano B. La possibilità di effettuare le proiezioni stereografiche di dati acquisiti ci permette anche di poter leggere direttamente dalla proiezione stereografica il valore numerico della diacenda. Facciamo alcuni esempi. Cioè, qual è il procedimento che ci permette di stabilire e di recuperare informazioni sulla giacitura di una proiezione stereografica. Immaginiamo di avere questa ciclografica qui. Questa è la proiezione stereografica di una superficie generica, che chiamo per l'appunto superficie di tipo B. Per definizione sappiamo che la linea che unisce questo punto con questo punto passerà al centro e si chiama direzione della linea ciclografica. La linea che unisce il centro con ortogonale alla direzione verso la linea ciclografica si chiama linea di immersione. Quindi a questo punto posso stabilire quale, scelgo una metodologia di rappresentazione della geocintura. Utilizzo per esempio la rappresentazione dell'immersione, il metodo dell'immersione. Quindi il piano B
sarà, secondo il metodo dell'immersione I, definito da questo valore angolare, immersione, da nord, senso orario, sarà circa 310, scusate, vi prometto che cercherò di risolvere questo problema. Dopodiché mi manca il valore della inclinazione della superficie. Dove leggo il valore dell'inclinazione? Leggo qual è il valore angolare associato a questo punto, cioè sulla ciclografica in corrispondenza dell'intersezione della linea di immersione. Se qui è 0 e qui è 90, qui sarà una posizione un po' meno della metà, circa 40 gradi. Volendo potevo dare un'informazione anche per esempio con il metodo della mano destra. Ricordate la mano destra, il metodo. Si utilizzava il palmo della mano come posizione dell'immersione e il pollice come indicazione della direzione. Quindi dovevo appoggiarla così. Immersione, direzione. Quindi il valore angolare di direzione con il metodo della mano destra associato a questa ciclografica deve essere esattamente questo valore qui. Quindi questo valore con il metodo della mano derecha potrà essere rappresentato da un valore pari a circa 220 / 40 gradi. Possiamo utilizzare il metodo, per esempio, dei quadranti. Il metodo dei quadranti cosa implica? Implica di suddividere questo elemento in quattro quadranti, ok? Quadrante nord-est, sud-est, sud-ovest e nord-ovest. La mia inversione ricade, vi ricordate la definizione del DIP, su questo lato, ok? La mia direzione cade lungo questa linea. Quindi con il metodo dei quadranti io posso definire, per esempio, questo valore angolare, lo scrivo qui, nord qui siamo esattamente, quindi sono 40 gradi, 40, scrivo meglio, nord, 40 est, il valore angolare, 40 gradi, quadrante nord-ovest, lo riscrivo, quindi nord, 40 est, 40 nord, ovest. Questa è la definizione del metodo dei quadranti di questa ciclografia. L'ultima cosa che anticipo adesso è, continueremo domani, è quella di poter utilizzare lo strumento proiezione stereografica per ottenere ed effettuare alcuni esercizi che ci permettono di ottenere dei dati ulteriori partendo da dati esistenti, cioè di fare delle elaborazioni di dati presenti sul o raccolti in campagna. In particolare, attraverso lo strumento proiezione stereografica si può per esempio ricostruire la giacitura di una superficie conoscendo le informazioni giaciturali di linee contenute nel piano, oppure possiamo, avendo due superfici,
con lo strumento Sternet, misurare l'angolo compreso tra le due superfici, o ancora l'angolo compreso tra due linee, o ancora possiamo calcolare la vera giacitura di una superficie conoscendo la traiettoria di alcune o l'inclinazione di alcune linee presenti sulla superficie stessa. Sono tutte delle operazioni molto semplici da fare con proiezioni stereografiche, ma che cercheremo di effettuare a partire già dalla prossima esercitazione, dalla prossima lezione. Sicuramente sarà stata una lezione un po' pesante, forse anche un po' complessa per quanto riguarda la terminologia. Io rifarò una esercitazione pratica, vi farò vedere praticamente come si può effettivamente utilizzare questo strumento, sperando di potervi trasferire questa competenza per poter facilmente utilizzare lo strumento proiezione stereografica per rappresentare graficamente i dati che voi avrete o acquisirete andando in giro per il vostro, sul vostro. Quindi vi saluto, vi auguro una buona continuazione di giornata e ci vediamo domani. Arrivederci.